Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani, io sono una messaggera dell'Arcangelo Michele, sono anche una coach energetica e insegno alle persone come imparare a connettersi con gli angeli nel modo giusto. E ora andremo a spiegare cosa significa canalizzare gli angeli, cosa significa connettersi con gli angeli. Ok, iniziamo con lo spiegare cosa significa canalizzare. La parola canalizzare significa incanalare la luce. Ok, canalizzare significa ricevere delle informazioni sotto forma di frequenza che vengono automaticamente trasformate in parola, quindi in messaggio. Le persone che hanno questa abilità di canalizzare possono averla in maniera innata perché hanno questo dono fin dalla nascita, o semplicemente questo dono si è sviluppato durante un percorso di risveglio spirituale, o vi sono alcune persone che apparentemente normali, diciamo così, decidono di sviluppare questa capacità. Ok, quindi è una cosa che si può imparare con l'allenamento spirituale, perché ci vuole allenamento spirituale. È molto importante canalizzare luce e informazione dalle frequenze più elevate, quindi dai reami angelici, dai reami più elevati in nome dell'amore, in nome della luce. E bisogna anche essere prudenti, nel senso che tra il piano della Terra e il piano delle dimensioni più elevate della luce vi sono dei livelli intermedi, tra cui il piano astrale, dove vi sono degli spiriti burloni, per così dire, che potrebbero creare interferenza al canale e alla ricezione del messaggio. E ve lo spiego in maniera semplice. Cerchiamo di paragonare il canale e il messaggio che arriva attraverso la canalizzazione a una stazione radio. Voglio ascoltare della musica house perché mi piace ballare e sintonizzo la radio nella stazione di radio DJ perché io voglio ascoltare quel tipo di musica. Cosa succede quando vi sono delle interferenze? Io non riesco a ascoltare chiaramente quella musica e quindi la musica è distorta, la musica ha un suono che non è chiaro, non è pulito. La stessa cosa avviene quando noi canalizziamo la luce e canalizziamo gli angeli. Se vi sono delle interferenze, il messaggio può stonare, non è un suono armonico. E soprattutto all'inizio, una persona che canalizza la luce potrebbe avere difficoltà di discernere i messaggi, di riconoscere la verità da tutto ciò che non è la verità, e quindi diciamo che potrebbe creare caos in questa persona. Questa persona potrebbe non credere più negli angeli o potrebbe decidere di abbandonare il suo percorso spirituale, o addirittura in alcuni casi alcune persone durante la ricezione dei messaggi potrebbero andare in uno stato alterato di coscienza, e questa esperienza potrebbe anche spaventare la persona. Ok? Naturalmente non sono qui per spaventare nessuno, sono qui per spiegare che l'allineamento spirituale, la connessione divina, è un percorso di grande crescita spirituale che va fatto con consapevolezza e va fatto nel modo giusto. Personalmente sono un insegnante di connessioni angeliche. Insegno alle persone a evitare tutte queste esperienze negative per avere il massimo dell'esperienza e per connettersi con i reami più elevati angelici, ossia la coscienza dell'Arcangelo Michele. E per fare questo insegno alle persone come proteggere il proprio canale per far sì che durante la comunicazione divina avvenga un'esperienza di luce, di amore, e la persona possa ricevere dei messaggi di verità, di saggezza ed integrità. Quindi alla base della canalizzazione c'è la protezione psichica giornaliera e c'è anche il radicamento alla terra, che fanno parte dello stesso concetto di protezione e concetto di radicamento.
letto per evitare di andare in uno stato alterato di coscienza. E vi spiego il perché. Perché quando si canalizza è molto importante la presenza, cioè ci vuole anche un minimo di parte razionale, quindi lavora in perfetto equilibrio sia l'emisfero destro che l'emisfero sinistro, in perfetto equilibrio. Il messaggio arriva integro perché c'è una grande protezione e quindi l'informazione è pura, è veritiera ed è di contenuto elevato, ok? In uno stato alterato di coscienza senza la protezione funziona solo l'emisfero destro, quindi la persona riceve informazione su informazione, ma non c'è filtro, non c'è un giudizio superiore, ossia non esiste discernimento e quindi la persona non sa se le informazioni che sta ricevendo siano reali e potrebbe non nemmeno diciamo, esprimere il proprio parere personale, la propria esperienza personale, perché in uno stato alterato di coscienza non c'è la presenza della persona. E quindi possono essere esperienze che da una parte possono incuriosire la persona, ma dall'altra non ti lasciano un'esperienza spirituale di alto livello e quindi elevata. Quindi, da parte della persona che si vuole approcciare alla canalizzazione, è anche importante sviluppare il cosiddetto discernimento dei messaggi in presenza, ok? Quindi in presenza i messaggi arrivano, vi possono essere delle intromissioni, però non psichiche, perché se noi utilizziamo la protezione, il nostro canale è pulito, vi possono essere delle intromissioni dell'ego. L'ego è quella parte di noi, quella struttura di noi che non siamo noi, è quella parte di noi che è nata, è stata creata fin dall'infanzia, un po' dalla società, un po' dai nostri sistemi di credenze, è quella parte che deve essere trascesa, ok? Quindi anche il non giudizio di noi stessi, degli altri e il non giudizio dei messaggi. Quindi i messaggi possono essere canalizzati, vi può essere un po' di ego, ma poi possono essere filtrati dal discernimento. Quindi all'inizio è normale che vi possa essere un'intromissione egoica, va bene, ma non esterna a noi perché usiamo la protezione, potrebbe essere il nostro personale ego che piano piano deve essere trasceso attraverso un percorso di pulizia del canale. Io vi consiglio di guardare il video qui che vi allego qui sopra, è un video che ho fatto diverso tempo fa dove spiego come far sì, come pulire il nostro canale, quindi come diventare dei canali puliti. Ok, vorrei anche accennare che il modo di canalizzare da parte di una persona può essere diverso da persona a persona. Vi possono essere persone più cinestetiche e quindi praticamente persone che hanno il dono della chiarosenzienza e quindi hanno un sentire molto spiccato, legato in particolar modo al chakra del cuore, ossia la parte del cuore che funge da traduttore simultaneo. Quindi le informazioni arrivano dai chakra superiori, quindi dai livelli superiori della luce, fino al cuore, e il cuore è un trasmettitore, un traduttore simultaneo, e quindi la persona attraverso la voce interiore trasforma le informazioni in messaggio. Questo è il mio dono, anche associato al cosiddetto canale della chiaroveggenza, ossia la capacità interna esterna di vedere immagini o di vedere addirittura come lo scorrere di un film delle informazioni che insieme ad altri canali, quindi il canale della chiaroveggenza associato al canale della chiarosenzienza, può trasformarsi in una vera e propria storia, quindi un vero e proprio messaggio. Ci sono invece persone che hanno il canale della chiaroudienza e quindi sentono veramente una voce che parla e quindi che li guida e che porta dei messaggi. La chiaroudienza si differenzia dalla chiarosenzienza perché, ripeto, la voce che si sente nel canale, nel chakra del cuore, è una voce interiore, ok? In tutti i casi possibili è fondamentale che il canale sia
pulito affinché non vi sia intromissione psichica dal piano astrale, come ho già detto prima. Ok? Se avete bisogno di maggiori informazioni, se volete imparare a connettervi con gli angeli senza rischiare di fare degli errori, di compromettere il vostro lavoro spirituale, di entrare nella paura, per fare questo, per, come dire, per connetterci proprio nel modo più giusto, col nostro sacro cuore, con la nostra anima, con l'amore, alle volte è anche importante affidarsi a delle persone che hanno più esperienza. Se questo video ti porta fiducia, se io ti porto fiducia, non esitare a contattarmi. Possiamo fare un lavoro di coaching one-to-one oppure puoi partecipare a uno dei miei corsi online, webinar o corsi dal vivo. Io spero di essere stata esaustiva. Vi saluto e ci sentiamo nel prossimo video. Un salutone, ciao ciao.